Siamo qui oggi a Robbio per presentare questo nuovo progetto che è già attivo. Siamo il primo comune d'Italia a procedere con uno screening di massa su tutti i cittadini vaccinati per vedere il numero degli anticorpi, il livello di anticorpi. Non sarà una giornata unica perché faremo più giornate, perché vogliamo vedere appunto l'andamento nel tempo degli anticorpi per testare la loro reale efficacia e vedere se veramente, come auspichiamo tutti, possiamo ripartire in sicurezza oppure se ci sono campanelli d'allarme che ci fanno rallentare questa ripartenza. Oggi il test è gratuito per tutti, grazie a Ferrari Lab, che è l'organizzatore della giornata. Noi abbiamo Robbiese Piero Ferrari, noto avvocato che ci tiene tanto alla sua città, ha la sede anche a Vigevano e mette sempre a disposizione della comunità queste innovazioni. Ricordiamoci che lui è quello che ha portato a Robbio per primo il test nasale, e adesso c'è anche il Lollipop, ha sempre portato innovazioni e noi con la sua collaborazione le abbiamo sempre lanciate sul grande mercato. Per una ripartenza più sicura abbiamo visto che ci va pochi minuti e si sa il numero degli anticorpi, quindi volendo è un'evoluzione ancora più accurata di tutte le misure che stanno prendendo per farci ripartire in sicurezza. A Robbio siamo stati i primi a fare il sierologico, i primi a fare il pungidito, i primi a fare il tampone rapido. Il tampone rapido sia molecolare che nasale che salivare. Adesso l'Hollipop e adesso anche il test pungidito quantitativo per gli anticorpi. E quindi noi non ci fermiamo, tutto quello che necessita per la salute dei nostri cittadini troverà sempre la porta aperta in questo palasport sul nostro territorio. Non mi sono ancora vaccinato, ho fatto il Covid e è la terza volta che faccio questo controllo per capire quanta copertura ho nel tempo. Molto importante per il paese e per la gente che ci crede e io sono una di quelle che ci credono. È una cosa molto positiva, è un servizio in più piuttosto di fare le cose senza sapere, almeno si hanno informazioni abbastanza dettagliate. Sì, ho fatto essendo un volontario della Croce Azzurra, sono stato fra i primi a essere vaccinato, gennaio e febbraio con Pfizer, e quindi mi sa che presto avrò diritto a una terza dose. Sono di Nicorvo, il paese qua vicino, e ho deciso di aderire perché ho fatto sia Covid che vaccino e volevo vedere gli anticorpi che avevo.